Ragazze, bentornate in un nuovo video. Allora, stamattina sono le 8:20, siamo io, Liam, Nathan e Cookie. Ho già portato a scuola Alex, mia suocera e mio marito sono usciti, mia suocera oggi ha una visita e noi siamo quasi pronti per andare a fare una passeggiata. L'altro giorno, un paio di giorni fa, ho fatto la spesa, ma alla Coop purtroppo non trovo i tipi di fruttine che piacciono ai gemellini e quindi oggi penso che andrò a prenderli stamattina all'Aeon. Faremo un giretto e poi torniamo a casa. Ho già preparato tutto, infatti vedete le pentoline lì. Anche per loro è già tutto pronto, così poi torniamo, sono tranquilla. Li ho già vestiti per uscire. E lì mi sono preparata i vestitini leggeri quando torno a casa perché li spoglio sempre, li metto quelli più da casa. Sì! Quindi adesso li metto le giacche, me la metto anch'io e andiamo. Sono le 10:30. Io ho fatto questa mini spesina all'Aeon. Sono andata a piedi. Beh, non era lontanissimo perché fate conto che la macchina l'ho messa qui. Avrò fatto un chilometro scarso, però mamma mia, quando non si è più abituati a camminare, poi si fa più fatica, ma arriverà l'estate che riprenderemo ad andare fuori come l'estate scorsa e mi riabituerò. Comunque ho preso quello che dovevo prendere e ho trovato le merendine per i gemelli, che lì sono certa la io che li trovo. E poi ovviamente ho preso altre due o tre cosine perché molto difficile, no, che io non prenda altro, ma sono comunque tutte cose che avevo già finito, tipo le patate, tipo l'insalata. Zucchine non le ho finite, però erano a 1,99 al chilo, che non capita spesso di trovarle a questo prezzo, quindi le ho prese. Ho preso due merende per Alex, insomma, ho preso comunque, non ho preso cavolato, ho preso comunque cose che servivano e un 40 euro li ho spesi. Adesso mi sono presa un altro caffè. E ora sono le 10:30 passate, penso che ora andrò a casa, così siamo tranquilli. Nathan dorme ancora, è già un'oretta che dorme, quindi è bene così. Volevo almeno che dormissero fino alle 11. Liam è sveglio, ha dormito una mezz'oretta, ma lui dorme poco, ma non è un problema, nel senso che è talmente buono Liam che non importa se non dorme. Nathan invece tende ad essere molto nervoso se non dorme, se non rispetta i suoi orari, motivo per cui ogni tanto lo lascio a casa con mia suocera e prendo solo Liam barra Alex se c'è. Oggi a scuola Alex infatti mi fa strano e ora sta un po' preparando e organizzando per il suo compleanno, che sarà il 9 di questo mese, quindi tra 6 giorni compie 8 anni, e stavo vedendo di organizzare una colazione in questo bar dai siciliani che a lui piace veramente tanto perché fanno i panzerotti. Infatti ho parlato ora con la signora, e perché ovviamente per motivi Covid non si può fare nulla, feste, e comunque non mi sento di organizzare qualcosa del genere perché comunque poi bisogna sempre rispettare distanza o altro. E dato che questo bar è qui proprio in piazza, qui è la piazza diciamo dove si trovano di solito i bambini, ho detto il bar è proprio in piazza, ci sono proprio, guardate, i tavoli fuori. Aspetta.
portati, che non so se li vedete, eccoli là, quelli là marroncini. Ho detto organizziamo una colazione, così i bambini poi insomma possono correre, portiamo magari la palla, i pattini, insomma meglio di niente, è meglio, insomma almeno è qualcosa, ecco. Quindi stiamo organizzando quello e poi devo andare a comprare in settimana il regalo da parte di mia suocera, e anche noi, anche se gli abbiamo fatto comunque il computer, che è un bel regalo, insomma, vogliamo comunque prendergli qualcosina giusto da scartare il giorno del regalo e poi qualcosa da parte dei suoi fratellini, ecco. E quindi nulla, sto un po' organizzando così. Si sta talmente bene qua, vi dico la verità, guardate, c'è un cielo azzurrissimo, ovviamente si sta bene con la giacca, per l'amor di Dio, però è veramente bello. Ecco, comunque noi ora torniamo a casa, facciamo le 11 e andiamo a casa, così poi si prepara per mangiare, quindi ci vediamo dopo. Sono le 11:30, io ho già cambiato i gemelli, i pannolini, i vestiti da casa, anch'io mi sono fatta una doccia veloce, ho lavato a terra, in bagno, in camera, e ora vi faccio vedere quello che ho preso all'IO. Allora, 1,98 euro, 2 kg di patate, 1,49 euro tortellini ai funghi, sui 2 euro le fragole, sono mezzo chilo. Le focaccine per Alex, per una merenda diversa, 2,07 euro, 3,58 euro mozzarella di bufala, 2,40 euro la mozzarella per la pizza, per farcire quelle surgelate, così vengono più buone, 3,42 euro, 1,7 kg di zucchine. Ho poi preso una bottiglia di Coca-Cola, 1,07 euro. Ho preso 2,20 euro una merendina per domani per scuola per Alex, al 50% in meno con scadenza tra 2 giorni, ma tanto si mangia subito. Questa forma di grana padano, quindi da 4,40 euro meno 50, 2,20 euro. L'insalata, 1,99 euro, questo ce n'è 400 grammi, quindi ottimo. 2 pacchettini di Wurster, anche per la pizza, 70 centesimi l'uno. E infine le merende per i gemelli, 2,49 euro, questo al cioccolato che mi piace tanto, ne ho prese 2, e una al biscotto, sempre 2,49 euro. Infine ho preso le loro fruttine preferite, ne ho prese 3, 5, 7, 8, quindi sono 4 giorni, 67 centesimi l'una. Ho preso pera, mela e frutta mista, non c'erano altri gusti. E della Mio a 1 euro l'una ho preso banana e mela, quindi per 5 giorni siamo a posto. E basta, questa è stata la mini spesina che ho fatto alla IO. Adesso ho acceso l'acqua, preparo la pasta e ho messo a scaldare la pasta per i gemelli. Quindi tra poco ci vediamo che mangiamo insieme. Oh,
e hanno ricevuto le feste dei gemelli. Papà e nonna tornati, tra poco mangiamo tutti insieme. To fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me, well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. Oh, 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 oh
Oggi è Nathan, io ho finito, sono le 13:40 e ora faccio fare un po' di nannina a questo tatino. Devi vedere tutti. Ragazze, spero che il video vi sia piaciuto. Noi ci vediamo nel prossimo. Ringrazio tutti i nuovi iscritti e ci vediamo alla prossima. Un bacione da tutti noi.